Quando c'è classe, pulizia delle linee ed eleganza, non serve tanto altro. Perché less is more. E Michael Schmidt, di questo, ne ha fatto la sua filosofia. Signore e signori, sono felice di presentarvi Y7, il 70 piedi secondo Y Yachts. Benvenuti a The Boat Show. Il progetto, figlio della matita di Bill Tripp, si è basato su un'idea ben precisa. Uno scafo tecnologicamente avanzato che fosse il più semplice possibile. Il piano di coperta e tutte le sue soluzioni vogliono rendere l'esperienza a bordo facile e piacevole, proprio come una bella giornata in barca a vela. Già dall'area poppiera si percepisce chiaramente l'anima easy sailing del Y7. Poche cose, semplici ed efficaci. Il backstay o paterazzo è stato bypassato grazie alle crocette molto acquartierate. Questo armo non è per andare a sfidare la tempesta perfetta, piuttosto è ottimo per una veleggiata da soli o in compagnia. Se le necessità fossero un po' più pretenziose, allora servirebbe l'opzione delle volanti, che verrebbero gestite da questi primi winch poppieri utilizzati anche per i frulloni o il Jennaker. L'unico accesso al garage tender è sul ponte con l'apertura totale del portellone idraulico. Lo spazio della cala di poppa è immenso e il fatto che non comunichi direttamente col mare è un punto a favore per la sicurezza a bordo. Qui si possono stivare tender motorizzati fino a 3,5 metri, perché si va a sfruttare la capacità di stivaggio a tutto vaglio, limitando quindi la profondità longitudinale della cala di poppa. Ma senza apertura al mare, come si vara il tender? Molto semplicemente così, usando il boma e l'avantiglio come parangolo. Voilà! Le zattere hanno i loro gavoni dedicati in pozzetto, profondi e accessibili. Le torrette della timoneria sono semplici, con pulsantiera intuitiva e minimale. Uno schermo per i dati di navigazione che sono riportati anche al limite del pozzetto ospiti e naturalmente all'albero. Da questa zona si ha in mano tutta l'imbarcazione e stiamo parlando di un 70 piedi. Le manovre sono tutte riportate all'unica coppia di winch adibita alle regolazioni che, come gli stopper, sono a portata di mano del timoniere. Il pozzetto ospiti è un'area totalmente autonoma. L'accesso alla zona crew è separato e l'equipaggio non ha necessità di passaggio durante le manovre. Due tavoli a ribalta telescopici permettono anche da aperti un passaggio al tambuccio. Quest'area viene coperta da uno spray hood a scomparsa e da questa caratteristica sovrastruttura. L'hardtop è stato un segno distintivo nella storia dei progetti di Michael Schmidt. Sulle barche a vela non lo si vede tanto spesso, ma bisogna dire che è comodo e non va ad inficiare quelle che sono le linee sinuose di tutto il disegno di coperta. È realizzato in un unico montante di carbonio, adatto a resistere fino a oltre 45 nodi di vento. Si può rimuovere, ma è estraibile e non smontabile, quindi una volta estratti i pali dagli alloggiamenti, va sbarcato. Qui si possono montare i pannelli solari che arrivano a produrre fino a 40 ampere ora, quando a regime la barca ha un consumo medio di 20 ampere ora. Questo dettaglio dimostra quanto per Y-Yacht deve essere comoda l'esperienza a bordo. Due gradini agevolano il passaggio da poppa verso prua. La tuga è adibita a gigantesco prendisole. La finestratura, che circonda per 180 gradi tutto il coach roof, ha un angolo tale da limitare l'entrata sottocoperta dei raggi solari diretti, il che, oltre che a diffondere uniformemente la luce sottocoperta, mantiene una temperatura interna di 4 gradi in meno rispetto ad una finestratura spiovente normale. A prua, il piano di coperta è molto semplice. Rotaia del fiocco autovirante, due punti di mura per trinchetta e staysail, delfiniera strutturale senza vento né downfucker con musone dell'ancora integrato e un punto di mura idraulica per il frullone, che all'occorrenza può essere il punto di mura per l'attack del Jennaker.
Una cosa che mi piace molto è la falchetta alta che dà sicurezza in navigazione. Un po' meno invece la rotaia dell'autovirante che spunta dalla coperta. Qua bisogna stare attenti se andiamo in giro a piedi nudi. Sotto coperta, il design firmato dallo studio Norm Architects stupisce per la sua semplicità e allo stesso tempo completezza. Si capisce di essere a bordo di un'imbarcazione e non di una casa, come ormai è la visione portata avanti da molti designer. Il paio lato che segue le linee dello scafo, tienti bene non più nascosti ma spudoratamente dichiarati, l'assenza del superfluo per far spazio all'essenziale, espresso nella sua forma più elegante. Fa capire che in barca, come nella vita, a volte basta poco per poter arrivare all'eccellenza, di forme e sostanza. Scendendo nel quadrato, la finestratura permette una visione a 180 gradi sul ponte. Gli ambienti sembrano dialogare, l'esterno si fonde con l'ambiente interno, continuando anche sotto coperta l'esperienza della vita in mare. Solo che per me è molto alta, dovrei stare in punta di piedi. In effetti, gli ingegneri nel progetto sono riusciti ad abbassare il livello del paio lato, ricercando i massimi volumi interni. Per fare questo, hanno trovato delle soluzioni molto interessanti, come per esempio la doppia motorizzazione. Due motori più piccoli occupano meno volume rispetto a uno più grande, e poi sono molto più sicuri. Dentro la sala macchine, due nanni da 80 cavalli l'uno. E se gli interni vi sembrano molto semplici, sotto il paio lato la struttura è tecnologicamente molto avanzata. E anche la coibentazione. Sentite? Nessun rumore. Il layout dell'unità che stiamo testando è stato basato su richieste specifiche dell'armatore. Ma ci sono diverse possibilità. Questo prevede un armatoriale a prua, con letto centrale king size, teli antirollio e dettagli d'arredo di gusto, minimali e pratici. Il bagno a lei dedicato è di ottime dimensioni. A centrobarca l'albero passante, sulla murata di dritta la cucina, su quella di sinistra una zona studio. Su un livello di calpestio leggermente rialzato, il quadrato con seduta, tavolo e carteggio opzionale a dritta. A sinistra un grandissimo divano con pop-up TV. E quando dico grande, intendo davvero grande. A poppa, sulla sinistra, una cabina ospiti doppia con bagno dedicato comunica con la zona crew. A dritta, una cabina gemella con bagno anch'esso con box doccia separato. Ora la barca la conoscete, ma non basta, perché sapete che con The Boat Show le barche le testiamo anche nelle condizioni più estreme, come questa, senza vento. Oggi siamo a Marina Cala de' Medici, da Ocean Freedom, e la natura ha deciso di regalarci queste condizioni. Ma questa è la prerogativa di Y-Yachts, una barca classica dalle linee pulite ma super tecnologica, infatti è fatta tutta in fibra di carbonio. Questo significa che è molto leggera, e quando gli altri chiudono le vele e accendono i motori, noi le vele le teniamo su e navighiamo. Siamo di bolina, fiocco autovirante, randa full button con square top, 30 gradi all'apparente, due nodi .3 di pressione e un nodo .5 di velocità. Ora, prima di aprire il frullone, bisogna sapere com'è fatta sott'acqua. Doppia pala per il timone e chiglia fissa da 3,5 metri oppure chiglia telescopica che va da 4 metri a 2,70 metri. Sotto Cozero la reazione è ancora più evidente, si sente l'accelerazione a ogni refolo d'aria. Vi do qualche dato. In questo momento ci sono 2,4 nodi d'aria reale e stiamo facendo due nodi .3. Meraviglioso. In realtà il dislocamento a vuoto del Y7 è dichiarato poco meno di 30 tonnellate. Questo dato non è un dato di una barca iperleggera da regata. Cosa significa?
che le linee d'acqua e tutta l'opera viva sono state studiate e ingegnerizzate con un unico obiettivo: far camminare questa barca nel modo più semplice possibile, per potersi godere, da soli o in compagnia, quello che tutti noi amiamo più di qualsiasi altra cosa: semplicemente andare in barca a vela.